Quindi, se ho capito ciò che stai dicendo, Batman, tu hai un file su come sconfiggere ogni membro della Justice League? Credevo fossimo una squadra! Mi dispiace, Al, ma in un mondo di cattivi che possono controllarti la mente è un male necessario. Beh, per una questione di trasparenza, credo che dovresti condividerlo con noi, altrimenti come potremmo fidarci di te? D'accordo, ma sia chiaro che tutto ciò era pensato esclusivamente come ultima risorsa. Superman, per te ho realizzato un proiettile alla criptonite, e se niente dovesse funzionare, radiazioni nucleari. Grande Giove! Per te, Aquaman, idrofobia indotta chimicamente usando la tossina della paura dello spaventapasseri. Non metteresti più piede in acqua. Per te, Barry, ho dovuto scavare un po' più a fondo nella tua vita personale. Ti avrei convinto che tua moglie Iris fosse in pericolo usando un clone. Una volta andato a salvarla, saresti stato troppo distratto per notare la mia trappola. Oh mio Dio! Sai, mi sarei nascosto dietro una roccia lì vicino, tenendo una corda. Dall'altro lato della corda ci sarebbe stata un'incudine appesa dritta sopra di te. Cosa? Avrei poi mollato la presa al momento giusto, mettendoti fuori gioco. Ma sei serio? Per quanto riguarda Lanterna Verde, fermo. Ok, aspetta, rallenta. Non sarebbe altro che una scenetta alla Beep Beep. Oddio, aspetta, hai proprio ragione. Io non... Cosa? Che intendi? Non so di cosa tu stia parlando. L'incudine, tenerla sospesa sopra, sa molto di siparietto alla Beep Beep. È una trappola da cartoni. È così che mi fermeresti. Già, non per lamentarmi, ma mi avresti sparato e poi bombardato, mentre con lui avresti fatto Willy il coyote. D'accordo, sentite, non so di cosa stiate parlando. Le ho pensate totalmente da solo. Voglio dire, ho fatto delle simulazioni per assicurarmi che funzionassero. Quali simulazioni? I Looney Tunes? D'accordo, d'accordo, va bene. Sapete cosa? Ho più di un piano per ognuno di voi, ok? Sarai anche veloce, Flash, ma se ti dicessi che ho un modo per raggiungerti, un modo per essere veloce tanto quanto te. Sarebbe quello di legarti ad un razzo gigante? Funzionerebbe di sicuro. Ma di che stai parlando? Stai usando letteralmente dei siparietti di Beep Beep. Non so di che state parlando, non so nemmeno cosa sia un Beep Beep. Batman, ammetti di aver finito le idee e basta. Batman non finisce mai le idee. Voi altri avete tutti i vostri poteri e il regno di Atlantide. Io ho solo la mia mente. Devo essere bravo in qualcosa, devo essere bravo in questo! Cavolo, Batman, mi dispiace, non volevamo ferire i tuoi sentimenti. Sì, mi spiace, Batman. Senti, sono sicuro che puoi escogitare qualcosa di davvero buono, fai solo un altro tentativo. D'accordo, d'accordo, ancora uno. So tutto di te, Barry, i tuoi sogni, le tue aspirazioni, le tue speranze e le tue paure. La paura di perdere tua moglie, come hai perso tua madre. Oddio! Vederla giacere inerte sapendo che avresti potuto impedirlo. Faresti qualunque cosa pur di impedirlo, anche a costo della tua stessa vita. Disegnerei un tunnel sul fianco di una rupe. Oh mio Dio. Tu correresti verso il tunnel pensando che lo fosse. Ma è incredibile, ma com'è possibile? Stai dicendo? No, dai, non ci posso credere. Ti faresti davvero molto male e cadresti a terra svenuto. E se corressi dentro al tunnel e fosse un vero tunnel, ma quando provi a seguirmi si trasformasse di nuovo in una rupe? La simulazione mi ha avvisato di questa possibilità. Sono ancora i Looney Tunes! È Winnie il coglione!